Io adoro il cibo, ma stavo pensando a cosa potrei chiedere se fosse il mio ultimo pasto in tutta la mia life. Voi? Cosa vorreste mangiare? Oggi andremo a vedere alcune persone che hanno davvero chiesto il loro ultimo pasto prima di morire. In alcuni paesi la pena di morte è ancora valida, come in Cina, Bielorussia, India, Giappone o Corea del Nord. In tutti i casi i detenuti hanno un ultimo pasto. Possono chiedere ciò che vogliono la notte prima e alcuni si sono, ecco, sbizzarriti davvero molto. Prima di tutto ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, qui il vostro top tenner di quartiere con una nuova emozionante classifica piena di, boh, cose curiose. Vi ricordo poi che l'unico modo per cominciare il video e capirlo appieno è seduraiati. Perché un giorno anch'io ero come voi, poi mi sono seduraiato e la mia vita è cambiata. Partiamo, forse è meglio evitare certe perle di saggezza inutili. Victor Feguer. Negli anni 60 quest'uomo tolse la vita a un medico di nome Edward Bertels e venne arrestato in poco tempo. Non si sa perché non fece nemmeno un po' di sforzi per scappare o nascondere le prove. Comunque sia, è stato condannato nello stato dell'Iowa, dove nel 2017 avevano abolito del tutto questa legge. Come ultimo pasto chiese una singola oliva con il nocciolo. Niente di più, niente di meno. Passò la sua ultima notte mangiandola e parlando con un prete. Alla fine hanno ritrovato il nocciolo nella sua tasca e sembra lo avesse tenuto come portafortuna. O forse far crescere un albero in tasca, chi lo sa. A volte non capisco davvero come pensano queste persone pericolose. James Edward Smith. Lui forse è il più strano della classifica. Era stato condannato per omicidio nel 1983. Era molto ma molto legato alla magia nera e quindi al voodoo, cioè una religione particolare in cui venivano eseguiti, ecco, come dire, dei particolari riti. Non posso andare più nel dettaglio perché è un argomento che nemmeno a me piace molto, ma potrete trovare dei video che spiegano bene il tutto online. Comunque, come ultimo pasto ha richiesto della semplice terra per eseguire appunto un rituale. E in teoria tutto ciò dopo la morte gli avrebbe consentito di ritornare alla terra e rinascere. Speriamo migliore, ma la vedo dura. Timothy McVeigh. È stato condannato per un atto terroristico molto famoso e forse anche uno dei più terribili nel 1995, prima però di quello dell'11 settembre 2001. Fu riconosciuto colpevole di 11 reati federali e condannato a morte nel 2001. Come ultimo pasto ha chiesto un chilo di gelato alla menta con scaglie di cioccolato. Non si sa bene per quale motivo, anche perché non l'ha mangiato tutto e metà si è sciolto. Per un uomo che ha tolto la vita a 168 persone è anche troppo, possiamo dire. Gerald Lee Mitchell. Al contrario di quelli prima, a quanto pare i criminali possono avere gusti molto dolci a volte. Ha chiesto un pacchetto di caramelle gommose. Disse di aver avuto una gran voglia di caramelle in quel periodo, ma nessuno gliele voleva portare. Ha passato la sua ultima notte con un po' di mal di pancia anche. Lawrence Russell Brewer. A volte alcuni detenuti tendono a prendersela troppo comodo e prendere in giro le leggi in generale. Cosa che non si dovrebbe minimamente permettere ai condannati a morte come un certo Lawrence Russell Brewer. Sentite bene cosa ha chiesto. 2 bistecche fritte con pollo con salsa e cipolle affettate, un cheeseburger con pancetta tripla, una frittata di formaggio con carne macinata di manzo, pomodori, cipolle, peperoni e jalapeno, una ciotola di gamberi fritti, una libra di carne alla brace con metà di una pagnotta di pane bianco, 3 fajitas a pieno carico, una pizza condita con peperoni, prosciutto, manzo, pancetta e salsiccia, una pinta di gelato Bluebell, una lastra di fondente di burro di arachidi e 3 root beers. Penso siano delle birre, non ho capito bene. Cavolo, ho fatto fatica a respirare per un attimo, questo sì che ti condanna a morte leggendolo. Ovviamente era una cosa davvero indecente da chiedere per uno che aveva commesso crimini atroci. Ma sapete la cosa che ha fatto arrabbiare di più lo stato del Texas? Il fatto che lui non avesse mangiato niente. All'ultimo momento, dopo che ormai era tutto pronto, aveva detto di non avere fame e che aveva un leggero mal di pancia. Così si decise di non dare più alcun ultimo pasto ai detenuti in quel paese. Per colpa di una sola persona in Texas ci hanno rimesso tutti e quasi quasi vado un attimino all'Old Wild West a prendere un po' di roba che mi è venuta fame a leggere sto punto. John Wayne Gacy. Conosciuto da tutti come il famigerato clown killer Pogo, ha tolto la vita a 33 persone rapendole. Venne condannato nel 1994. È stato anche a causa sua se molti al giorno d'oggi temono i clown e altri criminali si sono ispirati ai clown per i loro crimini. Potrebbe sconvolgere chiunque, anche i più grandi però.
Comunque sia, come ultimo pasto ha chiesto gamberetti fritti, il pollo del KFC, patatine fritte e delle fragole. Sappiate che a causa della sua orribile reputazione alcuni KFC si erano rifiutati di dargli il cibo. John Spankeling fu il primo criminale ad essere giustiziato in Florida dopo il ripristino della pena capitale nel 1976. Alcuni prigionieri non pensano subito al cibo solido quando si parla di ultimo pasto, ma alle cose liquide. Sì, tipo i liquidi dell'alcol. John chiese una bella bottiglia di Jack Daniels, da dividere con la guardia carceraria che era davanti alla sua cella. E andare così leggermente ubriaco fino alla fine. Così da non sentire niente e dai, non penso sia stata una brutta idea, immagino. Prima di continuare, eccovi un piccolo quiz semplice. A che film si riferisce questa sequenza di emoji? Non vi darò risposte multiple, ma un piccolo indizio. In questo film vengono riportati in vita degli oggetti nella stanza di un bambino. E noi continuiamo. Eileen Wuornos. Lei è una donna che va assolutamente evitata. Nella sua vita ha commesso moltissimi crimini ed era leggermente malata mentalmente a causa di un'infanzia non bellissima. L'ultimo pasto che aveva chiesto non era nulla di complesso, ma un semplice caffè, nero come la sua anima. E prima di morire aveva anche detto che sarebbe tornata in vita, assolutamente, come uno zombie per vendicarsi di tutti. O comunque una cosa del genere. Insomma, come ho detto all'inizio, una donna da evitare come poche, ma tanto ormai non la vedremo più. Angel Diaz. Ok, lo so, non l'ho pronunciato perfettamente, però io ci ho provato, Questo è stato un caso particolare che ha diviso in due i cittadini della Florida nel 2006, anno della sua condanna. L'uomo aveva ucciso una persona insieme a un altro tizio, ma soltanto lui venne condannato per aver premuto il grilletto. Però si è dichiarato innocente fino alla fine, dava la colpa al suo compagno. A dimostrazione di ciò non chiese nulla come ultimo pasto. Quindi di norma il prigioniero ha comunque diritto alla cena della prigione, ma ha rifiutato anche quella, proclamandosi innocente fino alla fine. Questo divise in due i cittadini, alcuni li credevano, altri no. Ricky Ray Rector. Alcuni criminali dicono cose davvero inquietanti prima della morte, in tanti minacciano addirittura di tornare in vita come degli zombie. Ricky Ray Rector, per esempio, come ultimo pasto ha ordinato pollo fritto, torta di pecan e Kool-Aid alla ciliegia, che sarebbe una bevanda. Mangiò tutto tranne la torta. Sapete cosa disse? Lo tengo per dopo e che aveva intenzione quindi di tornare. David Leon Woods. Passò ben 22 anni in prigione prima di essere finito dallo stato del Michigan nel 2007. La sua storia è stata anche molto travagliata, ha chiesto scusa ai familiari della vittima e si è pentito ogni giorno per ciò che aveva fatto, ma ormai era tardi. Così decise di voler passare un ultimo compleanno insieme ai suoi familiari. Chiese come ultimo pasto una pizza e una torta di compleanno da poter dividere con loro. Lo stato alla fine glielo ha concesso e hanno festeggiato in prigione. Prima di concludere, la risposta al quiz era ovviamente Toy Story. Che dire, l'ultimo Toy Story uscito nei cinema mi ha fatto morire dal ridere e tornare di nuovo bambino. E finiamo con l'ultimo punto. Philip Workman. È stato condannato a morte nel Tennessee nel 2007 per l'omicidio di un ufficiale di polizia. Anche in questo caso abbiamo veramente una situazione strana, apprezzata da alcuni cittadini e odiata dagli ufficiali al servizio della legge che avevano perso un loro compagno. Philip come ultimo pasto chiese una pizza vegetariana, ma non da mangiare, voleva che venisse consegnata ai senza tetto della zona. Gli ufficiali e il governo rifiutarono questa richiesta perché non era il momento di fare carità e ovviamente perché lo odiavano per ciò che aveva fatto. Ma alcuni cittadini apprezzarono la richiesta così tanto da permettergli di realizzare questa cosa, comprando per lui una montagna di pizze vegetariane e donandole. La cosa strana, quindi, è che delle persone hanno fatto beneficenza in onore di un assassino. Non capirò mai certe cose. La beneficenza possiamo farla in qualunque momento e non c'è bisogno di un motivo. Con questo concludiamo. Voi che ne pensate della pena di morte? È una cosa giusta? Sbagliata? Una via di mezzo? Non ve ne frega niente? Fatemelo sapere assolutamente nei commenti e cercherò di rispondervi. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.